Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fred Tortin Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi siamo qua con una nuova recensione che vede protagonista Zoro. Direttamente dalla saga di Wano, questa statua targata Banpresto. Allora, questa è la scatola, qui abbiamo alcune immagini e qui un bel primo piano. Bene, direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione. Prima di cominciare però, come sempre, vogliamo ringraziare tutti gli abbonati al canale che ci supportano, grazie mille a tutti, e ricordarvi che qualora lo voleste potete abbonarvi anche voi con l'apposito tasto qui sotto, abbonati, oppure potete usare le super chat, mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Ok, eccoci la nostra statua fuori dalla scatola, diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 18 cm. Allora, la basetta l'abbiamo già messa così da poter fare la misura completa. Questo è il nostro Zoro. Diamo un'occhiata alla qualità del binding, soprattutto visto che è una statua, quindi non abbiamo snodi e a quanto vedo non abbiamo neanche difetti, ragazzi. Molto bella. Pensavo andasse montata, invece arriva un pezzo unico come questo che state guardando. Qui abbiamo le tre spade. Di Zoro abbiamo già fatto una recensione di un action figure, in caso ve la foste persa ve la lasciamo in fondo a questo video, così potete dare un'occhiata anche alla differenza tra la statua e l'action figure. Direi che è perfetta, ragazzi, non trovo difetti. Ovviamente vi aspetto nei commenti per farci sapere la vostra. E questo è il nostro Zoro. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Beh, di che dire, qualità prezzo direi ottima. Parliamo di una statua che costa meno di 40 euro. La qualità, come avete potuto ben vedere, è perfetta, non abbiamo difetti praticamente. Io difetti non ho visti. La basetta forse poteva essere curata di più, punto di domanda, ma secondo me va benissimo anche così. Classica, nera, piccola quanto la figura, che è importante perché così non occupa più spazio della figura, anzi la figura occupa più spazio perché ha le spade lunghe, quindi secondo me questa è una serie ottima per chi ama collezionare statue di manga e anime e non ha tanto spazio, perché comunque 18 cm siamo quasi come una action figure 1-10, quindi direi che è perfetta. Quindi a mio avviso l'acquisto è super consigliato. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito, ringraziamo Alessandro per l'acquisto e per averci permesso la recensione. Come al solito vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti!